Andiamo a scoprire allora questo, con piacere, questo microbiota, e andiamo a salutare e a trovare Federico Giovannini di pianetamicrobiota.it. Buonasera Federico. Buonasera, mi senti? Sì, ti sento. Ti Ah, meno sentiamo. male, perché Sì. avevo avuto qualche problema tecnico col computer che ovviamente si mette a fare i capricci quando non È deve. chiaro, questo è Sì. purtroppo un destino, soprattutto quando gli argomenti sono interessanti, quindi speriamo che la situazione tenga. Allora, ci racconti, siamo qui, siamo, come dire, appesi alle tue labbra. Io, anche se in parte già so, perché abbiamo fatto una bella chiacchierata la scorsa settimana, abbiamo fatto già una specie di anteprima della puntata, però io vorrei, ecco, che come, diciamo, in modo semplice l'hai spiegato a me, facci entrare in questo mondo del microbiota. Che cosa è e perché è così, può essere così importante, anzi è così importante per la nostra salute. Sì, allora guarda, innanzitutto saluto Paolo che ho sentito che prima era collegato, che voleva... sono molto curioso di un parere sul microbiota da lui. Quindi, Sì. poi sì, diciamo che la cosa interessante, diciamo, aspetta, scusa un secondo che qui ho altre Sì. finestre di chat, scusami, Vai, vai. mi skypano, mi saltano fuori, ecco, ho chiuso. Dicevo, in questa puntata io direi, appunto, come dici tu, di cercare di far capire un po', ecco, che cos'è e l'importanza, no? Allora, partiamo da che cos'è. Sicuramente tanti, insomma, si ricordano che cos'è la flora intestinale, ovviamente. Ecco, però, come definizione, flora intestinale è molto riduttivo, perché innanzitutto flora richiama, diciamo, alle piante, no? Quando invece noi ci riferiamo alla comunità di microbi che è all'interno del corpo umano. Microbiota, quindi, diciamo, è una parola che serve per inglobare tutta una serie di, diciamo, microrganismi, dai virus ai batteri più noti, ai funghi, agli archea, che sono delle bestiole ancora più, diciamo, differenti da tutti questi elencati, che hanno una funzione vitale per l'umano, per quello che poi in realtà noi consideriamo essere umano, ma che probabilmente dovremmo anche un po' rivedere, poi lo vediamo un po' più là. Allora, innanzitutto vorrei dare qualche numero, così per cominciare a toccare con mano in maniera, diciamo, come da pizzicarolo, insomma, come possiamo dire, in maniera materiale. Allora, innanzitutto, dicevo, diamo questi numeri che sono i soliti, no? Microbiota, cioè l'insieme di questi batteri, virus, eccetera, hanno un peso che va dal chilo e mezzo a 2 kg circa nel corpo umano. Stiamo parlando quasi della grandezza del fegato, del cervello, che pesa circa 1,4 kg. Sia fegato che cervello più o meno stanno su quella cifra. Quindi è una consistenza di massa notevole, che nessuno ci ha mai detto in fisiologia, che è una cosa così rilevante. Ha, ad esempio, 100 volte il numero dei geni che ha il corpo umano. Cioè, noi abbiamo circa dai 20 ai 30.000 geni, una cosa del genere. Ebbene, il microbiota a oggi, più o meno, sono stati calcolati circa 2-3 milioni di geni. Quindi una capacità di geni, che poi che cosa sono? Sono una potenzialità, no? E la potenzialità che riesce a esprimere il microbiota è una potenzialità 100 volte superiore al genoma umano. Ancora il microbiota è 10 volte come numerosità di, diciamo, di microrganismi rispetto al numero delle cellule. Quindi c'è da chiedersi, appunto, chi abita chi, cioè chi è il vero abitante di questo superorganismo che è l'uomo. Il microbiota ha una sua, diciamo, noi sappiamo che il microbiota intestinale è quello più, diciamo, importante, quello, la massa più importante, ma in realtà tutti i comparti anatomici dell'essere umano, quindi abbiamo le vie aeree, le vie urogenitali, la bocca,
la pelle. Addirittura hanno trovato microbiota nel sangue che si pensava essere sterile. Ebbene, tutti questi apparati hanno un loro microbiota, cioè un loro equilibrio di microrganismi. Per esempio, facendo un balzo in avanti, si è scoperto che il fumo altera proprio il microbiota polmonare. Per cercare di far capire un pochino l'importanza di questo microbiota, diciamo, gli ascoltatori devono pensare che durante la crescita del bambino appena nato, il bambino ancora non è formato e deve formare tutta una serie di, diciamo, percorsi neuronali. E questi percorsi vengono, diciamo, costruiti a seconda e in forza del microbiota che si ha. Quindi si capisce subito l'importanza a questo punto che può avere questa comunità di microrganismi, che non è semplicemente un commensale. Cioè qualcuno che sta lì a mangiare con noi, è qualcosa di molto più importante. Andando avanti, sempre per far capire l'importanza di questi batteri, di questa comunità microbica, tutte le vitamine del gruppo B sono prodotti dal microbiota. Tantissime sostanze che vengono prodotte da questi microrganismi nutrono l'intestino, o addirittura riescono a detossificare e a rendere, diciamo, inerti, più che inerti, insomma, diciamo, inoffensivi, tutta una serie di insulti che noi possiamo assumere dall'alimentazione quotidiana. Poi, che ne so, il famoso glifosato, i pesticidi, i metalli pesanti, tutte queste zozzerie, gli antibiotici stessi, diciamo che noi assumiamo con la dieta, più o meno di tutti i giorni, e purtroppo viviamo in un mondo contaminato, ebbene, vanno a impattare sul microbiota e in parte, diciamo, questi colpi vengono parati proprio dal microbiota stesso. Insomma, il microbiota, diciamo, ha una parte fondamentale, nella vita umana. Basti pensare che hanno fatto, per esempio, degli esperimenti con, le solite cavie, no? I soliti topolini, che hanno fatto crescere in assenza di microbiota, cioè li hanno messo, diciamo, sotto una campana di vetro e si sono accorti che questi topolini praticamente erano fragilissimi, nel senso appena veniva tirata via questa protezione, morivano. Di più, sempre facendo questi esperimenti, si sono accorti che questi topolini non avevano ansia. Non riuscivano a provare ansia, i topolini da esperimento senza microbiota, riuscivano a provare ansia queste cavie soltanto quando gli si forniva poi, gli si permetteva di sviluppare un microbiota. Questo per dire che il microbiota non si limita soltanto a darci sostanze nutritive di vario genere e aiutare nei processi, diciamo, di immunità che ci accompagnano nella vita, perché sistema immunitario e microbiota vanno a braccetto insieme agli ormoni in una rete che è poi l'organismo, cioè in una rete funzionale di rapporti di causa-effetto che è nell'organismo. Dicevo, il microbiota ha questa caratteristica di riuscire a farsi da mediatore sia con il sistema immunitario, sia poi con tutta una serie di apparati del corpo. Che senza il quale praticamente non abbiamo una salute compiuta. Quindi il messaggio che vorrei lanciare questa sera a tutti quelli che ci ascoltano è di considerare questa comunità microbica come, diciamo, qualcosa di fondamentalmente positivo e importantissimo. E questo noi dovremmo cominciare anche a rivedere un po' le nostre, diciamo, abitudini nel considerare i germi patogeni, no? Il famoso paradigma di Pasteur che vedeva, diciamo, quando hanno scoperto i primi organismi, no? Pasteur, insomma, ha fatto la teoria del microbo, del germe, che era, diciamo, la scaturigine, l'agente eziologico, ovvero la causa scatenante delle malattie. Ma in realtà oggi ci si sta accorgendo che non è esattamente in questo modo. Una storia, per esempio, importante, un aneddoto medico da raccontare in questo senso, è la storia del Clostridium difficile.
Oggi noi siamo di fronte a una vera epidemia di, come possiamo dire, di antibiotico resistenza, cioè abbiamo visto che sempre di più gli antibiotici non hanno effetto o comunque hanno effetto sempre minore e si stanno sviluppando dei ceppi batterici sempre più resistenti a questi antibiotici. Ebbene, uno di questi è il Clostridium difficile e molto spesso purtroppo alle cronache anche recentemente, insomma, sono morti dei bambini. La Grillo ha mandato in AS per indagare, non mi ricordo dove, in un ospedale di Bari, mi sembra. Ma in ogni caso, continuamente accadono morti per antibiotico resistenze. E come dicevo, un caso di questo è il Clostridium difficile. E cosa succede? Questo batterio è resistente agli antibiotici e provoca delle diarree che portano fino alla morte. Ebbene, hanno trovato una soluzione, tra l'altro proprio qui a Roma, con il professor Gasbarrini, che fa sostanzialmente un trapianto fecale. Cioè, in pratica viene preso un donatore, ovviamente selezionato in certi modi, si coltiva questo microbiota e poi si impianta nel paziente che soffre di questa problematica del Clostridium difficile. E sostanzialmente si ha una guarigione prossima al 95%, che in medicina è una cifra esorbitante. E uno si chiede: ma il Clostridium difficile che fine ha fatto? Cioè, con l'antibiotico noi siamo abituati a uccidere, no? Siamo sempre nell'ottica dell'uccisione, della distruzione, della sterilizzazione, dell'aggressione, del nemico da distruggere. In questo caso, invece, il microbiota del donatore, che è un microbiota in equilibrio, evidentemente, riesce a, diciamo, mitigare, riesce ad ammansire, riesce sostanzialmente a non far più manifestare il Clostridium difficile in forma così patologica, e quindi sostanzialmente la persona guarisce con un ritrovato equilibrio del microbiota intestinale. Ora, vorrei dare qualche altro dato per cercare far cercare di capire l'immensità in cui noi siamo immersi. Un dato, diciamo, importante da sapere è, per esempio, che l'insieme di tutti i batteri che abbiamo sulla Terra ha una biomassa di gran lunga superiore a tutta la biomassa delle piante e degli animali messi insieme. Ecco, vorrei far capire meglio questo concetto, cioè tutti gli uomini, gli animali, gli insetti, le piante sono di meno che i batteri sulla Terra. Cioè, noi viviamo in pratica immersi in un brodo di batteri. Noi viviamo permeati da batteri, batteri, virus, funghi, archee, bla bla bla, insomma, in un mondo di microrganismi. Quello che voglio dire è che noi, la mamma che sterilizza tutto, che pulisce in terra, che diciamo, sterilizza ogni cosa. Cosa pensa di fare? Di uccidere i batteri? Ma non ce la farà mai. L'unica cosa sensata da fare in questa realtà che vi sto descrivendo è andare d'accordo con i batteri, non è fargli la guerra, anche perché il 99,9% di tutta questa massa, di tutti questi batteri, sono batteri utili, sono batteri amici, sono batteri che depurano le acque, ad esempio, quelli ambientali, no? Poi una piccola parte, sì, sono patogeni, ma ripeto che nulla possono di fronte a una comunità batterica, quindi un microbiota personale sano. E questo si riflette in tantissimi tipi di patologie, che vanno da quelle più banali, che vi posso dire, le carie e le parodontiti, tanto per cominciare dalla bocca, sono in realtà disbiosi. Cioè, sono alterazioni del microbiota orofaringeo e quindi si hanno le parodontiti, ovvero le infiammazioni del parodonto, e quindi cadono i denti perché praticamente questi batteri mangiano il substrato su cui si fissano i denti, diciamo dove si fissano le radici dei denti. Quindi, fino adesso è stato affrontato il problema con la pulizia, con l'igiene, con la sterilizzazione, che è un sistema, ma è un sistema in realtà, diciamo,
squilibrato, perché l'ideale, l'optimum, sarebbe quello di riequilibrare il microbiota del cavo orale in modo tale che i batteri responsabili delle parodontiti e diciamo parallelamente anche quelli della carie dentale, che sono sempre dei batteri che mangiano in questo caso lo smalto dentale, dicevo, riequilibrare questo microbiota orale in modo tale che non ci siano più questa azione di questi batteri così feroce nei confronti dell'ospite che saremo noi. Quindi lavarsi i denti troppo può essere anche dannoso? Ma sì, guarda, in realtà lavarsi sempre troppo è dannoso. Questo adesso non vuole essere diciamo lascia passare per tutti i zozzoni, però insomma è medio stat virtus, ecco. C'è un equilibrio anche lì, perché la sterilizzazione a ogni costo è una strada perdente. Sul mio sito Pianeta Microbiota ho, per esempio, attraverso, facendo un po' di tra virgolette conti, cioè nel senso verificando quello che c'è sul mercato, che offre il mercato di diciamo integratori che possono aiutare in questo senso, ho messo a punto ad esempio delle strategie alternative o comunque complementari proprio per carie e parodontiti, no? Per carie, ma semplicemente perché ho unito due prodotti che sono, uno è un probiotico, dall'altro uno è una sostanza che invece va a agire sul biofilm batterico. Questo è un altro aspetto molto importante, il biofilm che diciamo fanno questi batteri, cioè i batteri hanno dei modi di difendersi come qualunque essere vivente. I batteri fanno il biofilm. Per farvi capire quanto è importante, quanto è sentita questa problematica del biofilm, dovete pensare che nelle sale operatorie italiane di tutto il mondo ci sono enormi problemi di antibiotico resistenza, di resistenza alla sterilizzazione di strumenti, perché i batteri fanno un biofilm così potente che addirittura se uno sterilizza, che ne so, uno strumento operatorio, anche un bisturi, no? E trova delle difficoltà per il biofilm dei batteri. Cioè il biofilm dei batteri aumenta in maniera incredibile, esponenziale, la forza di resistenza del batterio a qualunque agente che lo cerca di uccidere. Quindi, insomma, biofilm è una cosa importante. E per esempio, dicevo, in questo articolo suggerivo l'uso della lattoferrina, hanno fatto un prodotto a base di lattoferrina proprio per cercare di scardinare questo biofilm prima del rimpianto di ceppi probiotici, che non sono fermenti lattici, c'è una differenza, i ceppi probiotici proprio specifici del cavo orale, in questo caso si chiamano Streptococcus salivarius K12, vabbè, insomma sono ognuno ha il suo nomignolo, però fondamentalmente l'idea di curare l'uomo, il corpo umano, i tessuti, avere una salute attraverso l'ecologia, attraverso l'eubiosi, che è il contrario di disbiosi, cioè attraverso l'equilibrio di questi microorganismi. E ancora, per farvi capire fino in fondo l'importanza fondamentale di questo microbiota, i più forse avranno sentito parlare di una cosa che si chiama asse intestino-cervello. Io la chiamo personalmente asse emozioni microbiota, che rende un po' più direttamente l'idea, cioè c'è un rapporto diretto tra diciamo quello che pensiamo, quello che proviamo e la nostra pancia, in questo caso effettivamente il microbiota. Cioè l'emotività, come vi ho parlato prima dell'esperimento con i topolini, è il rapporto con il nostro microbiota. Il nostro microbiota con ogni probabilità è responsabile dei nostri gusti alimentari, cioè è lui che ci dice che cosa mangiare, sono loro, diciamo più che lui visto che sono una comunità, che ci indicano cosa preferiamo a livello diciamo dietetico. Per farvi un esempio, è notorio insomma che uno mangia la pasta, anche il formaggio, no? Poi ha questa sensazione di benessere. Ebbene, hanno scoperto che esistono
le gliomorfine e le caseomorfine. Le gliomorfine sono delle morfine prodotte da batteri che si pappano il glutine, che si mangiano i carboidrati. Le caseomorfine, viceversa, sono delle morfine del gruppo della famiglia delle morfine, che sono prodotte da batteri che si mangiano il formaggio. E quindi sostanzialmente noi diventiamo dipendenti come dei drogati, perché i batteri ci somministrano le loro droghe per farci mangiare quel tipo di alimento. Ma è una cosa normalissima da pensare, nel senso, i simbionti, cioè gli organismi che lavorano insieme a un altro organismo, insieme all'ospite, mandano degli stimoli biochimici per fare all'ospite quello che vuole lui. È normale. E ancora, i neurotrasmettitori sono prodotti in intestino. La serotonina è il 90 e rotti per cento, 95%, che tra l'altro ha tutta una serie di funzioni, la serotonina, non soltanto quella che uno normalmente pensa, diciamo, riguardo al sorriso, no? All'umore. Il 90% della serotonina è prodotta nell'intestino, a partire dal famoso triptofano, che è un amminoacido essenziale. E qui, per esempio, parliamo di dieta. Nella dieta, in qualunque dieta, il triptofano, appunto, un amminoacido essenziale, è diciamo, un amminoacido molto comune. Per stabilire il nostro grado di disbiosi, hanno messo a punto un sistema, per esempio, per misurare quanto triptofano viene rotto dai batteri, e quindi si chiama in gergo decarbossilato. Quindi, morale, uno fa un'analisi per vedere che grado di disbiosi ha, per vedere e vede sostanzialmente quanto triptofano i batteri demoliscono. Questo significa che cosa succede? Che uno ha una disbiosi, quindi ha uno squilibrio intestinale. La prima cosa che succede è che hai meno serotonina disponibile. La serotonina, una delle funzioni, è quella della regolazione della temperatura del corpo umano e della motilità intestinale. Quindi eccola lì che persone in particolare stato di disbiosi e carenza cominciano ad avere freddo. Vanno male al bagno perché non hanno la motilità appunto intestinale giusta, e non solo, e dormono pure male, perché la serotonina serve, diciamo, è il tassello, il mattone con cui si costruisce poi la melatonina, che è l'ormone che fa dormire. Quindi, vedi Fabio, non so se anche tu ti cominci ancora a rendere più conto quanto questi batteri sono proprio, diciamo, vitali, riguardano ogni aspetto della vita. Ma, come dicevo, il concetto stesso di uomo dovrebbe essere rivisto, perché noi viviamo insieme a questi microrganismi. Quindi, ripeto ancora una volta, pensare di fargli la guerra è una cosa sciocca. E bisogna andare d'accordo con questi batteri, bisogna, che i batteri patogeni siano più che uccisi, perché facilmente noi, uccidendo i batteri patogeni, uccidiamo tutti. E qui facciamo una parentesi sull'antibiotico. L'antibiotico purtroppo in Italia si è visto, e non è perché lo dico io, ma basta leggere qualunque articolo, è uno dei, diciamo, dei farmaci più abusati, nel senso che viene spesso in caso di influenza, che poi assolutamente con i virus l'antibiotico non serve assolutamente niente. Quindi ribadiamolo, anche se le persone dovrebbero sapere. Però in ogni caso, questo antibiotico spesso viene dato, viene assunto di propria spontanea volontà, troppo, in maniera troppo allegra, troppo con leggerezza, senza pensare alle conseguenze che si hanno. Quando una persona fa una cura antibiotica, attenzione, se non fa poi un ripristino del microbiota con dei prodotti, diciamo, adeguati, con dei probiotici, cioè, e qui un'altra piccola parentesi, il probiotico rispetto al fermento lattico è un'altra cosa. Il probiotico è di derivazione umana, cioè un microrganismo che viene dall'uomo e che può fare colonie permanenti nel corpo umano. I fermenti lattici no, non hanno questa caratteristica, sono quelli degli yogurt, quelli che per esempio di derivazione vaccina, e quindi sono abituati a stare nella pancia delle mucche, non nell'uomo, e invece a temperature inferiori, morale della favola, il fermento lattico nell'uomo schiatta, mentre invece il probiotico no.
Quindi, se qualcuno fa una cura antibiotica, attenzione, fate subito un reintegro di probiotici di buona qualità, perché ci si mette, in assenza di un ripristino, ci si mettono fino a 18 mesi prima di ritornare come prima, e non è detto che si ritorna come prima. Spesso danno cure molto pesanti che uccidono definitivamente certe colonie. Purtroppo noi non sappiamo esattamente che cosa stiamo facendo con gli antibiotici, e purtroppo qui una piccola nota polemica, diciamo che vengono dati questi antibiotici molto spesso anche in maniera un po' troppo, diciamo, allegra dalla medicina. Questo io mi sono reso conto, perché insomma si potrebbe agire in maniera diversa riguardo alla prevenzione e all'immunizzazione, invece si punta tutto quanto su vaccini e antibiotici, che non sono la natura, che non sono la nostra fisiologia, ma sono e devono rimanere delle, diciamo, degli strumenti emergenziali. Cioè, non possiamo pensare di andare avanti nella vita ad antibiotici e vaccini. Ci dobbiamo fare la nostra, diciamo, immunità, la nostra forza, e ricorrere a questo tipo di presidi terapeutici, medici, soltanto in casi di necessità. Non deve essere una cosa così, tanto prendo l'antibiotico per coprire. No, non si copre niente, cioè, scopri, perché insomma riduci in polpetta il microbiota e poi succede tutta una serie di casini, insomma. A proposito dei vaccini, no? Quando ci siamo sentiti mi hai parlato, no, dell'ipotesi che il vaccino vada a interferire, no, proprio con i batteri, e questo possa, diciamo, portare poi a, in alcuni casi, a gravi conseguenze. Allora, guarda, il discorso sull'autismo, arrivo subito a bomba, è abbastanza complesso, nel senso che ovviamente noi ancora non sappiamo bene come viene fuori, però chi si sta occupando in maniera un po' più, diciamo, addentro a queste cose, guarda, faccio un salto quantico al volo, si è scoperto che ci sono delle correlazioni importanti tra autismo e microbiota, tanto che delle sono state fatte, sono state tentate, stanno, so di per certo che sta partendo degli studi anche con somministrazioni probiotici su bambini autistici. Io personalmente ho visto una ripresa di un bambino autistico che era stato trattato con probiotici, che aveva fatto dei miglioramenti incredibili, era cominciava a camminare e correre, si vedeva in maniera un po' incerta, ma era un bambino sulla sedia a rotelle. Cioè, il microbiota è una parte dell'equazione dell'autismo. I vaccini che cosa fanno? I vaccini stimolano il sistema immunitario, però purtroppo, come sappiamo anche dalle recenti polemiche, no? I vaccini purtroppo non contengono soltanto l'antigene, contengono altre porcherie. Queste porcherie vanno comunque a interferire sul microbiota. Ovviamente queste, diciamo, queste stimolazioni volute e diciamo mirate medicinali, e o non volute e diciamo sozzerie varie che queste recenti analisi hanno trovato, vanno a impattare comunque sul microbiota di un bambino che, come vi stavo dicendo prima, si sta formando. Quindi attenzione, fino a 9 mesi e oltre il bambino si forma dal punto di vista neurologico, quindi i danni che possono accadere in quel periodo, quando il microbiota agisce di concerto con il sistema immunitario, quindi andare a scombinare un sistema immunitario non è una grande idea, soprattutto con questi, a mio avviso, qui metto assolutamente diciamo un'opinione personale, soprattutto queste botte incredibili di stimolazioni, diciamo, con tanti antigeni, con tante cose contemporaneamente. Il sistema immunitario veniva insegnato, lo so per certo, in medicina, che gli antigeni venivano processati dal corpo uno per volta, invece qui vengono dati a botte di 3, 4, 6 per volta. Non è una cosa saggia. Il sistema immunitario di un bambino si sta formando. Sistema immunitario e microbiota, come dicevo, lavorano di concerto. Voi dovete pensare che sono degli esseri viventi che abitano, ci abitano come noi fossimo un mondo, no? Ci abitano. Ora, che succede? Il nostro sistema immunitario, ovviamente, che cosa fa? Va a scovare e distruggere i patogeni. Cioè,
i patogeni che cosa fanno? Interagiscono con gli altri batteri, con gli altri microrganismi. Quindi, sia il lato, diciamo, vediamola così, il lato umano, no? Quindi il lato immunitario, sia il lato microbiota, lavorano insieme per una salute comune, perché noi siamo, diciamo, il loro ricovero. Noi gli diamo caldo, gli diamo protezione, gli diamo nutrimento e loro stanno bene così e vogliono continuare a campare. Quindi i batteri intelligenti vogliono, diciamo tra virgolette intelligenti, insomma, comunque poi noi non sappiamo bene fino a quanto ci sia un linguaggio, uno scambio tra questi microbi. Tra l'altro è un aspetto molto interessante questo, perché si è capito che hanno un tipo di linguaggio, tanto che riescono a trasmettersi le antibiotico resistenze nonostante una persona, ad esempio, non abbia mai preso un antibiotico. Cioè, questa è una cosa veramente che lascia, come dire, gli scienziati, la classe medica molto interdetta, insomma, perché una persona che non ha mai preso un antibiotico dice, beh, allora quando lo prendo, no, uno pensa, invece non è così. Non è così perché i microbi in qualche modo, tra virgolette, si sono parlati, si sono scambiati informazioni e quindi sono riusciti a sviluppare anche antibiotico resistenze senza aver mai toccato un antibiotico. Quindi il discorso è molto complesso. Siamo all'inizio di questo mondo fantastico, perché veramente secondo me questa è la nuova, diciamo, l'equivalente di aver scoperto che la Terra non è piatta, tanto per lanciare lì uno degli Non sai quello che argomenti. stai dicendo, eh? Non sai quello che stai. Lo so, era una battuta fatta apposta, Adesso che malefica. magari no, la. Diciamo, abbiamo scoperto che invece la Terra non è piatta e la Terra è tonda. Ecco, quindi, diciamo, passando questa battuta, insomma, passiamo da una visione in cui Pasteur, no? La visione pasteriana, in cui c'era il microbo nemico che ci aggrediva, che ci faceva del male, a una visione completamente diversa, una visione in cui Deschamps diceva il terreno è tutto. Che era l'antagonista all'epoca di Pasteur, poi passò l'idea di Pasteur e diciamo, la scienza medica si andò a svilupparsi da lì. Ma in realtà il terreno che cos'è? Il terreno è proprio l'insieme, il sistema uomo-microbiota, cioè l'interrelazione tra questi due elementi che si compenetrano tra di loro. Non so se mi sono spiegato, Fabio. Volevo chiederti il rapporto tra, intanto se, prima ci hai fatto l'esempio, no, anche insomma, delle carie, eccetera, no? Qualche altro esempio, diciamo, Tangibile, diciamo. di disturbo, malattia che potrebbe derivare, appunto, no, da, Sì, un cattivo guarda, allora rapporto. parliamo facilmente di quelli che sono i classici problemi digestivi, no? Dispettici. Ebbene, c'è una cosa che si chiama, avrai sentito forse parlare della barriera intestinale o per Sì. esempio anche la barriera ematoencefalica, no? Ebbene, sono due barriere che si sviluppano piano piano. Diciamo dal bambino, in particolare quella ematoencefalica è quasi diciamo assente o molto permeabile, è una barriera molto permeabile e questo facciamo un piccolo digressione sui vaccini, nel momento in cui tu inoculi a un bambino che ha una barriera ematoencefalica praticamente assente, qualunque zozzeria di un vaccino che va nel sangue, è chiaro che va immediatamente anche nel cervello. Quindi in realtà c'era una battuta che recitava, mi sembra che medico è colui che usa sostanze che non sa che cosa fanno all'interno del corpo. Una cosa del genere. Insomma, per dire che effettivamente non sappiamo fino in fondo, anche se gli scienziati, i medici millantano di buriona memoria, millantano di sapere tutto, in realtà non sappiamo veramente nulla di che cosa sta succedendo là dentro. Comunque, per fare degli esempi, come mi hai chiesto, diciamo sempre concreti, su che cosa è in grado di fare questo microbiota, sappiate, diciamo, questo della fisiologia umana. Noi abbiamo questa barriera intestinale che è costituita fondamentalmente dalle cellule, diciamo, gli enterociti, cioè le cellule dell'intestino. Ebbene, se questa barriera intestinale, ha un grado di permeabilità, diciamo, sbagliato, elevato, troppo permeabile, noi abbiamo un'esposizione del sangue, del sistema linfatico, sono i due sistemi circolatori che stanno appena sotto, no?
l'epitelio intestinale, perché praticamente noi, come, diciamo, come campiamo, mangiamo, vengono processati succhi gastrici, biliari, pancreatici, il microbiota, tutto quanto, però poi fondamentalmente tutti questi nutrienti vanno a finire, passano piano piano la barriera intestinale e vanno a finire nel sangue, no? Questo più o meno è la cosa, e anche nel sistema linfatico. Vi potete soltanto immaginare, quindi vedetela come un filtro a maglie strette, se questo filtro a un certo punto apre le sue maglie. Quindi passa di tutto, passano proteine indigerite, passano batteri interi, passano metaboliti dei batteri che magari sono, o metaboliti ancora peggio dei funghi che sono cancerogeni. Passa di tutto. Passano anche nel sistema linfatico. Quindi possiamo sviluppare, io ad esempio sono convinto che, come si chiama, diciamo il primo stadio, ho messo in correlazione questo tipo di, questa successione di macro problematiche. Tutti quelli che sono le cosiddette intolleranze, poi ci sono le allergie, poi ci sono le malattie autoimmuni. Cioè, secondo me questo si può vedere su tre scale, perché tutti questi tre aspetti sono stati messi in relazione a un microbiota alterato e a una barriera intestinale alterata. E a mio avviso sono in scala, diciamo, di crescenza gravità, cioè, tradotto, parlando in soldoni. Nel momento in cui abbiamo una barriera intestinale che non fa bene il suo dovere, cominciamo ad avere le prime intolleranze. Poi, ovviamente, questa cosa bisogna mediarla con il sistema immunitario. Quindi, quando è avvenuto diciamo, questo allargamento delle maglie, perché bisogna pure pensare che durante la crescita magari possono accadere delle situazioni di, appunto, intolleranze, perché troppo in giovane età uno viene sottoposto a certi stimoli, ad esempio, e quindi il sistema immunitario se lo ricorda. Morale della favola: se la barriera intestinale è ancora più aperta, puoi manifestare delle allergie, perché il sistema immunitario sostanzialmente è sottoposto a uno stress eccessivo, perché passando più di quello che deve passare nel sangue, nel sistema linfatico, il sistema immunitario deve fare straordinari, insieme al fegato, insieme ai reni. E quindi praticamente il sistema immunitario è un po', come dire, sovraespresso. Poi ci sta l'ultimo stadio, che è quello delle malattie autoimmuni, cioè le malattie autoimmuni sono, diciamo, considerate delle malattie in cui il corpo attacca se stesso. Io, è una cosa che francamente, non, secondo me, non sta né in cielo né in terra. È semplicemente che abbiamo, a mio avviso, una situazione estrema di permeabilità intestinale in cui, diciamo, il sistema immunitario è talmente sovraespresso, è talmente rimbambito, tirato da tutte le parti, allarmato da tutto quello che passa, che quindi, diciamo, comincia a impazzire, tra virgolette, a sparare come uno dei poliziotti che comincia a sparare al suo zero dappertutto. Ed arrivano le malattie autoimmuni. Non è un caso, ad esempio, il famoso protocollo Coimbra, non so se tu ne hai presente, ma chi è malato di sclerosi multipla purtroppo conosce, perché purtroppo la sclerosi multipla non dà, diciamo, la medicina ufficiale non dà nessun tipo di speranza di guarigione, ma solo di contenimento, di gestione della malattia, no? Come purtroppo tante malattie. Anzi, tutte le malattie che sono considerate croniche, la medicina ufficiale dice che sostanzialmente ci devi convivere, perché sennò non le definirebbe croniche, no? La sclerosi multipla, guarda caso, e c'è un certo Cicero Coimbra in Brasile, se non sbaglio, che ha messo a punto una terapia con alte dosi di vitamina D. Dice, tu che cosa c'entra la vitamina D col microbiota, con quello che stiamo dicendo? Beh, c'entra con la permeabilità intestinale, perché hanno scoperto, ci sono diversi studi, basta guardare su PubMed, che la vitamina D è in diretta correlazione con la barriera intestinale e con le tight junction, cioè le giunzioni serrate, cioè
le giunzioni tra cellula e cellula dell'intestino, cioè la permeabilità intestinale. Io stesso, e questo c'è anche sul mio sito, ho fatto un articolo su questo, perché io praticamente avevo, diciamo, fatto io da topolone, da cavione, perché avevo dei problemi, quindi ho fatto delle indagini, diciamo, tra virgolette, sono diventato, metto queste virgolette ovviamente, insomma, perché un esperto di tutta questa situazione, perché ho provato su di me tante cose, ho studiato a più non posso per cercare di capire e di fare da solo, perché la medicina ufficiale in questo proprio è zero proprio carbonella, non, sul microbiota io sono andato da 3 gastroenterologi e praticamente nessuno mi ha nominato nemmeno flora intestinale, per loro non esiste proprio, sono degli idraulici i gastroenterologi. Comunque, detto questo, io stesso ho provato su di me una serie di come dire, di rimedi, sia dal punto di vista probiotico, sia nutraceutico, quindi vitamina D in particolare, e alcuni tipi di, per esempio, glutammina e zinco, che diciamo, sono degli integratori da usare proprio per cercare di far fronte alla permeabilità intestinale. Dicevo, io stesso ho portato questa permeabilità intestinale da valori elevati a valori pressoché nulli, cioè uno spettacolo veramente, e mi sono trovato appunto con una sorpresa, con una parte che sono, diciamo, guarito dai miei problemi dispettici, tutti i miei problemi, tutto quanto, ma io, soggetto allergico da una vita, allergico di allergia stagionale ai polli, mi sono trovato che non ero più allergico. Sarà stato un caso? Non lo so, però questo è successo. Vorrei entrare in questa parte finale anche sull'alimentazione, nel senso che ci sono varie teorie, le abbiamo sentite anche qui in questi anni, da Vaccaro a Mozzi a chi più, diciamo, può mettere, insomma, abbiamo sentite veramente di tutti i tipi, quindi sia alla carne, no alla carne, oppure che so, chi è fruttariano, chi è vegano, Sì, chi c'è stato di tutti i propugna colori. quelle di tutti i colori. Ecco, il rapporto a tutto quello che ci hai detto, quindi sempre in funzione del microbiota, qual è secondo te il tipo di alimentazione, ecco, diciamo così, più compatibile per avere un buon rapporto con questi batteri? Allora, premesso, questa è una mia opinione personale, è una mia elaborazione personale. Fino adesso quello che ho detto è stato più che altro frutto di diciamo, studi di altri. Per quanto riguarda l'alimentazione, a mio avviso nessuno ha capito niente, ma niente proprio. Tanto ti faccio un esempio, mi pare che te l'avevo accennato l'altra volta che avevamo fatto una piccola chiacchierata. Panzironi, che sicuramente ha grandi pregi per studiare un po', insomma, di tutto e di più, tutte le diciamo, e sicuramente ha una sua, diciamo, come ha un suo senso la dieta, quella che viene considerata paleo. Poi adesso ci stanno la Geopaleo Diet, la Panzironi, la Paleo, la dieta chetogenica, sono tutte diete che nel complesso, diciamo, suggeriscono carboidrati via, carne, pesce, verdura e qualche frutta. Questo in sintesi, che ha una sua logica nel momento in cui noi abbiamo dei problemi soprattutto di carenziali e di squilibrio col microbiota. Perché? Perché dovete sapere che la caseina e il glutine sono, che rispettivamente formaggi, quindi tutto il mondo dei formaggi, dei latticini e tutto il mondo dei cereali, hanno un problema. Il problema è che non sono digeribili dall'uomo, cioè la bile, i succhi pancreatici, i succhi gastrici non digeriscono né il glutine né la caseina, lo fanno i batteri, lo fanno i batteri per noi. Quindi capite bene che se stiamo incasinati con il microbiota, beh, queste due proteine facilmente ci creano qualche problema. Quindi non sono Se stiamo negative in sé per sé, ma diciamo se c'è un problema è collegato al microbiota. Assolutamente, ma poi insomma ce ne siamo accorti, ognuno, io mangio, abbiamo visto vecchietti che campano 100 anni mangiando pasta, fumando, insomma ognuno ha la sua ricetta, ma perché ognuno è fatto diverso con un suo microbiota, hanno visto che ci sono 24 tipi di core microbiota differenti. Beh, questa è un'altra piccola informazione, però
per dire che comunque ognuno è diverso, ognuno ha una situazione sua particolare, ma tutte le diete, quindi vegani, di frutta, e tutti quanti che hanno scritto un libro, dalla Gift a Panzironi a Mozzi, che per me è un pazzo scatenato, poverino, tutti quanti non prendono in considerazione il microbiota. Panzironi, per dirvi, io c'ho qua il libro perché ero curioso di studiarmelo, sono andato a vedere, ma vediamo che cosa dice una persona così esperta, tutto quanto, c'ha 2 pagine in croce sul microbiota. Allora, attenzione, a me gli occhi, il microbiota mangia prima di noi, cioè prima mangia lui e comincia già a mangiare dai batteri che stanno nella bocca, e dopo mangiamo noi. Noi mangiamo ciò che non mangia il microbiota e gli scarti e i prodotti del microbiota. Quindi, cioè, il microbiota è la parte, come possiamo dire, l'alimentazione è ciò che impatta di più sul microbiota, una delle cose che impatta di più, e non viene presa in considerazione da nessuna dieta. Quindi, per quanto mi riguarda, qualunque dieta è una fesseria, cioè tutte, indistintamente. Non è cattiveria, è semplicemente che dal 2008 stanno studiando sto microbiota, quindi se non studiano l'alimentazione in funzione del microbiota, sono tutte fesserie. Quindi anche la Detto questo. carne, diciamo, al di là del principio etico, morale, quello che volete, anche la carne stessa non è di per sé, visto c'è chi dice che abbiamo l'apparato digerente da erbivori sostanzialmente, e Guarda, no, per me quella è, come dice Fantozzi, con la storia con una Giorgi, cagata pazzesca. sì, proprio una cosa terribile, perché si basa tutto quanto poi sulle teorie evoluzionistiche, che è un altro buco nero, no? E tutti quanti credono a sto Darwin, ma chi ha detto? Ma chi ne sapete voi che siamo, dove venimo? Comunque, carne, diciamo, superato il discorso etico a parte, il problema della carne è il seguente. Ti faccio un esempio, il China Study. Il China Study è uno degli studi più grandi sul discorso della carne, quanto fa male, no? Okay. Però, diciamo, un paio di appunti. Questa carne, ammettendo che gli studi sono stati fatti bene, tutti i problemi di statistica, matematica sono stati risolti, che non ci sono stati inghippi, problemi, interessi, perché poi ci sono quegli interessi a far risultare certe cose invece che altre, perché insomma, comunque, dato per buono. Ma questa carne, come è stata cotta? Ad alte temperature o a basse temperature? Perché se si cuociono le carni ad alte temperature, si creano nitrosammine, e le nitrosammine sono notoriamente cancerogene. Ma se uno ha un microbiota, come si dice, coi contro, le nitrosammine le azzera. Quindi capisci che ci stanno troppi. Eh Cioè, sì. è completamente sballato questi studi. E poi, che carne di che qualità? Erano carni che avevano dentro degli antibiotici? Perché se avevano dentro degli antibiotici ammazzavano il microbiota. Cioè, sta carne, da hanno presa? Che era? Di che qualità era? Come hanno cotta? Chi se l'è mangiata? Perché chi se l'è mangiata? Cioè, io ho visto un film, ci sta, mi sembra che si chiama Super Size Me, no? Dove uno, per scommettere, mangiava per un mese da McDonald's e gli pigliava un colpo, i valori sballati, no? E poi dall'altra parte ci stava uno che è una mascotte di McDonald's, che mangiava tutti i giorni da McDonald's da 20 anni. E stava bene. Capisci che, cioè, questo con la dieta più trash che esiste, la dieta più. Cos'è, il film di Moore? Uno dei film di Moore era questo? O Mi mi ricordo. sembra. No, guarda, No. guarda, il titolo sono quasi sicuro che si chiama Super Size Me. Adesso non Sì. mi ricordo chi l'ha fatto. Mi sembra c'era un ragazzo che si era prestato a questo Può esperimento e darsi, sì. mangiava questi panini come un disperato pure alla mattina. Sì, mi Però piacerebbe, questo. ad esempio, ripetuto con carne, diciamo, di qualità. Mi piacerebbe, ecco, magari ripetere questi esperimenti mangiando la carne poco cotta o addirittura cruda, se viene quell'effetto dannoso. Io dico di no. Comunque, andiamo Ma avanti. probabilmente no, comunque attenzione che la carne cruda ha altri problemi. Diciamo Certo. che l'ideale, proprio se vuoi, proprio, no? A parte che sono pure le quantità in tutto questo, perché se uno si mangia i bistecconi come fanno gli americani, di 1,5 kg, perché di meno si offendono, loro hanno un consumo di carne. Capisci? Queste nitrosammine è anche una questione quantitativa. Cioè, il microbiota produce una serie di acidi grassi a corta catena che sono essenziali per l'intestino e sono essenziali anche per il metabolismo.
l'acido acetico, l'acido butirrico e l'acido propionico. Tu devi pensare che l'acido propionico abbassa sostanzialmente la glicemia. Quindi praticamente questi batteri, se tu hai questo tipo di batteri che producono acido propionico, abbassano la glicemia. Quindi praticamente la glicemia quando ti si alza è quella che ti fa ingrassare, e questi sostanzialmente ti fanno dimagrire. E ci stanno quelle persone che mangiano come maledetti, no? Perché noi li invidiamo tutti, e non ingrassano, perché non è che hanno un metabolismo strano, hanno un microbiota diverso. Ecco, la domanda finale che ti faccio è questa. Hai citato prima appunto i probiotici. Cioè, consiglieresti, diciamo, a scopo anche, diciamo, preventivo, no, precauzionale, o intanto per magari fare qualcosa che possa riequilibrare la situazione, magari comunque di prendere un probiotico a chi ci sta ascoltando? Allora, sì e no, mi spiego. Bisogna innanzitutto sempre capire che cosa si sta facendo, e tutto ha un impatto sulla nostra salute, in bene e in male. Allora, innanzitutto cercare di capire che caratteristiche uno ha. Quindi, ma mettiamo che uno dice più tra virgolette debole per quanto riguarda l'intestino grasso, no? Siamo. Quindi allora prendi probiotici, fai una cura di probiotici più per quell'aspetto, quindi saranno tutti lattobacilli. Mentre invece l'intestino tenue, prendi bifidi, perché sono i bifidi quelli che diciamo regnano nell'intestino tenue. Questo così proprio a grandissime spanne proprio. Però io, per esempio, personalmente ogni tanto faccio dei piccoli cicli di terapia, no? Ogni tanto per dare una risistemata, perché comunque sia attraverso gli insulti alimentari, dell'inquinamento, dei cibi un po' così, magari del fritto che non va bene, la carne cotta con le nitrosammine, chi se ne frega. Ogni tanto, insomma, abbiamo degli insulti che vengono parati dal microbiota. Un po' di questi ce lasciano, schiattano, magari diminuiscono, e allora io li rimpolpo un pochino. Questo ha un senso, sì. Possiamo consigliare qualcosa? Possiamo fare qualche nome? Non abbiamo problemi. Non abbiamo problemi. Io, diciamo, seguo un'azienda che si chiama Bromatec, che ritengo che siano dei probiotici molto validi, ma ci sono anche altre case, per esempio quelle per il discorso delle disbiosi della bocca sono altre case, perché fondamentalmente sono dei batteri aerobici, aerobico, anaerobico, poi insomma ci stanno lì aerobico, diciamo, obbligato, insomma è un po' complicato. Comunque ci sono altre case che hanno la loro valenza. C'è un'altra casa, per esempio, che addirittura produce un probiotico, un Escherichia coli, si chiama Escherichia coli NIS 1917, che è specifico proprio per le infiammazioni intestinali, morbo di Crohn, colite ulcerosa. Bromatec fa delle cose simili con un altro ceppo. Insomma, bisogna cercare di orientare. È importante, mi dicevi, che però vengano conservati in modo corretto, perché altrimenti non fanno effetto come dovrebbero. Allora, sono bestiole, sono animaletti, sono esseri viventi, quindi devono stare in stasi. Se non rimangono in stasi, cioè dormono, questi si svegliano. Se si svegliano vogliono mangiare, e nell'arco dei 20 minuti crepano. Quindi bisogna mantenerli in frigorifero, bisogna acquistarli in farmacie che rispettino la catena del freddo. Io mi tengo personalmente alla larga, anche se per altri integratori acquisto tranquillamente su internet, mi tengo alla larga degli acquisti su internet dei probiotici, perché non mi garantiscono la catena del freddo. Cioè Amazon mi vende un probiotico o qualunque altro, che ne so, vado su Shopee2, no, acquisto, e poi arriva il corriere, ma insomma io che ne so quanto questa roba è stata al frigo o meno. E quindi rischio di prendere non tanto una cosa che fa male, ma quanto una cosa inutile. Quindi insomma bisogna sapersi, sì, un po' districare. Per darti comunque su questa diciamo aspetto una coordinata, tu devi pensare che i probiotici non sono nemmeno considerati integratori alimentari, sono considerati nella legislazione italiana attualmente cibo, alla stregua di alimenti. Quindi capisci bene che bordello che ci può essere su questo mercato. Cioè, già le cose
i medicinali vengono controllati così così, ti alimenti proprio te salud. Insomma, bisogna affidarsi a case serie. Ho visto che questa Bromat, che per fare un esempio, ci sono tantissimi prodotti, come districarsi, cioè quale scegliere? Beh, diciamo il classico, beh, ormai si trova un po' anche sul mio sito, insomma, si trova ma dappertutto, anche su Facebook, il classico ciclo Bromatec, che è Enterelle, Bifiselle, Rannoselle, che è la cosiddetta ricolonizzazione. Enterelle sono dei ceppi batterici studiati per fare una pulizia iniziale, per fare un po' di posto, diciamo, e poi Bifiselle, che sono tre ceppi batterici di bifidi batteri per ricolonizzare l'intestino tenue. E poi si chiama Rhamnosellae, sono lattobacillo rhamnosus insieme ad altri lattobacillo acidophilus, insomma un altro trittico, adesso non ricordo se tre o quattro ceppi batterici di lattobacilli, per ricolonizzare il resto dell'intestino. Quindi diciamo è una sorta di rinfresco di questo microbiota. E allora abbiamo imparato, diciamo, che questi batteri sono, quindi batteri che sono o possono essere nostri amici, gli possiamo anche dare un nome, insomma, sono diciamo, delle civiltà che abitano dentro di noi e che però se si mettono di traverso possono essere problemi, quindi bisogna un attimino riallacciare un rapporto positivo con loro, no? Assolutamente, in questo voglio concludere che conta tantissimo, ma tantissimo, non solo l'alimentazione, ma il proprio stato emotivo, quindi largo allo yoga, la meditazione, via lo stress dalle scatole, per quanto possibile ovviamente viviamo in questo mondo, e al movimento, al sano movimento costante, giornaliero, perché hanno scoperto che il microbiota giova anche dell'attività fisica. E questo si rilega, no, a quelli che sono i precetti, quelli diciamo mainstream, che in parte sono veritieri. Beh, ma insomma, poi voglio dire, gli antichi non erano fessi, no? I famosi antichi che mangiavano le gocce e buttavano i fichi, insomma, gli antichi Oret Labora, insomma, avevano una serie di precetti che poi alla fine si rivelavano assolutamente corretti. Oggi magari li rileggiamo in una certa chiave. Allora, ci dice Simone, per chissà dove rifornirsi non c'è bisogno di integrare coi probiotici, ormai anche l'healthy food è una nicchia di mercato da mungere. Non so a che cosa si riferisce con l'healthy food, però il discorso dei probiotici in realtà non è come dice lui, mi dispiace, perché magari fosse così fossimo indipendenti, perché noi non assumiamo più batteri vivi, perché praticamente cuociamo tutto, i batteri vivi starebbero sulla buccia della frutta, della verdura, ma noi la laviamo, la disinfettiamo, perché è piena di anticrittogamici, perché è piena di pesticidi, perché è piena di zozzerie, la buccia le leviamo, quindi noi non mangiamo poi probiotici, non li mangiamo. Quindi diciamo che sicuramente avere una buona educazione alimentare, quindi mangiare molte fibre, perché le fibre, ricordatevi, sono diciamo la pappa prediletta dei batteri, fibre solubili e fibre insolubili, e questo siamo tutti d'accordo, però certe volte non basta. Allora, io ringrazio molto per questo intervento, che è stato davvero molto interessante, che ci ha portato a scoprire il microbiota, pianetamicrobiota.it, se volete ulteriori approfondimenti, se volete saperne di più, c'è appunto questo sito, e quindi io ringrazio molto Federico Giovannini che è stato con noi, e magari torneremo sicuramente a parlarne. Grazie. Oh, no, quando vuoi. Grazie mille. Salve a tutti, ciao a tutti, buon microbiota a tutti. Grazie, ciao, buonanotte. Ciao.